e da Luigi Santarelli. Abbiamo parlato parecchio negli scorsi giorni e lo faremo ancora indubbiamente nei prossimi, di lotta ai cambiamenti climatici. I ragazzi e le ragazze di Fridays for Future sono tornati in piazza venerdì scorso, abbiamo visto le fotografie da tutta Italia in attesa, la citavi prima poco fa, Barbara, di Greta Thunberg, sì, in arrivo a Milano il 1° di ottobre. Arriverà la prossima settimana, è stata annunciata ufficialmente dai suoi canali appunto ufficiali in Italia, ed è un bel segnale perché in questo periodo Covid si era un po' rallentata, diciamo così, questa marcia soprattutto dei giovani verso la sensibilizzazione per i problemi dedicati al cambiamento climatici. E Sky è da sempre in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, e in occasione di questa grande settimana che prenderà il via il 28 di settembre vuole tenere alta l'attenzione su questi temi, con i dibattiti sull'argomento, con una copertura giornalistica di queste giornate, con una programmazione dedicata. Noi parliamo di tutto questo con Sara Varetto, responsabile della sostenibilità e della comunicazione di Sky Italia. Sara, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie Sara, buona domenica a te. Allora, parliamo un po' di tutti gli eventi che Sky seguirà prossimamente, perché ci sarà da seguire intanto due eventi internazionali importanti, ci direi quali sono, e poi tutta una serie di eventi collaterali che sono nel nostro paese, in realtà non solo. Beh, diciamo che siamo molto contenti di essere a fianco di COP26, lo saremo la settimana prossima, quella che si apre domani a Milano, con le attività molto importanti preparatorie proprio del meeting di Glasgow che vedrà radunati a novembre i capi di Stato, mentre invece in occasione della pre-COP avremo i ministri del clima e dell'ambiente, ma non soltanto, anche 400 giovani da tutto il mondo per la cosiddetta COP dei giovani. Che cos'è COP? È il meeting dove i capi di Stato dovranno prendere impegni sempre più stringenti per davvero arginare il cambiamento climatico, e quindi il lavoro che verrà fatto la settimana prossima a Milano dai cosiddetti Sherpa della diplomazia è fondamentale, perché è ovvio che in una giornata non si raggiungeranno a Glasgow degli obiettivi così ambiziosi se non si sarà fatto un lavoro preparatorio molto importante che si svolgerà proprio a Milano. Sky sarà in prima fila a raccontarlo perché crediamo che sia fondamentale come azienda essere in prima fila, e quindi noi ci siamo impegnati entro il 2030 ad azzerare le nostre emissioni, riducendole almeno del 50% e compensando le altre attraverso la piantumazione. Ma non faremo soltanto questo, noi siamo come voi una voce che si fa sentire, che raggiunge le milioni di case di coloro che ci seguono, e quindi abbiamo la possibilità tutti insieme di contribuire nel sensibilizzare su questi argomenti. E questo che faremo anche la settimana prossima, abbiamo organizzato, come ricordavate anche voi in studio, una serie di dibattiti dedicati proprio alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti, la rivoluzione digitale. Faremo questo insieme al Ministero, al Ministro della Transizione Ecologica Cingolani, che sarà da noi in onda su Sky TG24 martedì alle 14, ma non soltanto, parleremo anche di sport e sostenibilità, lo faremo con i protagonisti del mondo sportivo nazionale ed internazionale, poi parleremo anche della possibilità di produrre, che si può fare televisione, serie televisive e cinema a zero emissione, lo racconteremo sempre su Sky TG24 venerdì pomeriggio. Perché tutto questo? Perché crediamo che sensibilizzare, e penso siate d'accordo anche voi, è una responsabilità che ha ogni media company. Tutti coloro che hanno la possibilità di raggiungere le case delle persone possono dare un messaggio positivo, perché purtroppo il cambiamento climatico viene raccontato sempre soltanto con un'accezione da catastrofe. È vero, la rischiamo davvero la catastrofe, però possiamo tutti noi impegnarci ogni giorno per questo cambiamento. Io credo che sia un messaggio fondamentale da fare arrivare a tutti. Non so cosa ne pensate voi. Assolutamente, ed è bello che questo messaggio poi parta soprattutto dai giovani, con urgenza, che i giovani ci dicano non c'è più tempo da perdere, bisogna agire e iniziare a farlo subito. E fin qui siamo tutti d'accordo, Sara, trovami una persona in questo momento sulla faccia della terra a cui vai a dire sei favorevole a questo cambiamento per salvare il pianeta, nessuno ti dirà mai di no. Però quando poi entri nel vivo delle cose, magari vai da questi ragazzi che protestano e dici sì, ma tu lo sai, questo cellulare, dico cellulare perché sono una boomer, però questi smartphone, questi dispositivi device che tu utilizzi e che vuoi cambiare una volta all'anno, quanto costano al pianeta in termini di sfruttamento? Allora lì casca l'asino. Dovremmo forse lavorare a livello di informazione anche su questo, o no?
Hai perfettamente ragione, dobbiamo intervenire su tanti comportamenti, avere un consumo più responsabile delle risorse del pianeta, che vuol dire poi proprio decidere cosa fare quando vai al supermercato, quindi quanta plastica monouso acquistare, oppure ancora che tipo di cibo, se a chilometri zero, se mettere più frutta e verdura di stagione sulla tua tavola, insomma tutti i cibi che consumano meno risorse anche qua del pianeta, anche perché all'inizio voi citavate la pandemia, dicendo la pandemia è stata l'emergenza vera che ha fatto un po' mettere da parte la lotta al cambiamento climatico. Certo, giusto, perché non si poteva manifestare, c'era il distanziamento e tutta una serie di regole che ci sono ancora. Però attenzione, la stessa pandemia, la rapidità con cui si è sviluppata, la maniera in cui si è sviluppata, è ormai opinione unanime della comunità scientifica, che deriva anche da un rapporto non sano che abbiamo con la natura, una contiguità con le specie animali che abbiamo in qualche modo manipolato. Ecco che anche la pandemia può essere vista come un'altra faccia di una non sostenibilità ambientale nei nostri comportamenti, perché alla fine tutto si tiene, purtroppo. Questa è la nostra casa, come ripetono sempre i ragazzi, non ne abbiamo un'alternativa. Finché Elon Musk non trova un modo di farci vivere tutti su Marte, questa è la nostra casa e dobbiamo preservarla. Intanto, Sara, interessante il tema su produzioni cinema e TV a emissioni zero, perché se ne era parlato parecchio nei mesi scorsi e se ne era parlato perché a proposito della pandemia si era detto che molte di queste si erano fermate e quindi avevamo fatto un po' un confronto, come anche le automobili che non erano più in giro, gli aerei che rimanevano a terra. E poi interessante anche il tema dei ragazzi che parlano di cose per cui devono agire, sì è chiaro i ragazzi, ma in particolare i governanti, che ragazzi giovani non sono, cioè è come se, qui rischiamo sempre di essere banali, ma va bene anche così, insomma, più ne parliamo e meglio è, sia necessario che questa generazione, la mia, mi ci metto dentro anch'io, che quella coscienza, diciamo, l'ha maturata già da quando è nato, la trasmetta a chi invece ha qualche anno in più, mi permetto di dire così, e che magari non ci è nato, che sta comunque capendo il problema, perché poi piano piano, lo dicevi tu adesso, ce lo spiegavi, stiamo facendo ciò che serve, il problema è che serve tempo e tempo noi non ne abbiamo. Quindi prima lo faremo, prima lo facciamo, è meglio, sei d'accordo? E poi ti salutiamo. Sono assolutamente d'accordo, parto dal primo pezzo della tua domanda. Produzioni sostenibili, sì, si può fare cinema, si può fare televisione, si possono fare serie televisive come la seconda stagione di Romulus. Infatti noi avremo venerdì su Sky TG24 il regista Matteo Rovere a parlare proprio di questo. La sua seconda stagione sarà interamente ad emissioni zero e ci racconterà come si può produrre senza avere un impatto ambientale. Seconda parte della tua domanda, un tema fondamentale. Noi della nostra generazione, per sensibilizzare anche i nostri coetanei e le persone più grandi di noi, perché non sono cresciute con questa urgenza. Chi è cresciuto negli anni 80 viveva una stagione dove il consumismo cresceva rispetto invece a un'austerity degli anni 70, e quindi l'idea che oggi dobbiamo consumare meno in modo diverso è più difficile da far passare. Per i giovani è più semplice, però la pressione che tutti devono mettere sui capi di Stato è fondamentale, certo, perché è là che si deciderà davvero che tipo di impegno e soprattutto premere poi perché quegli impegni vengano mantenuti e rispettati. Sara Varetto, responsabile sostenibilità e comunicazione di Sky Italia, buona domenica, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere, buona giornata.